Ciao a tutte carissime amiche Uncinettiere, oggi video richiesto su una creazioncina che su Instagram ha riscosso molto successo. Si tratta di questo piccolo segnalibro, piccolo e semplice, molto utile per chi come me, oltre ad avere la passione per l'uncinetto, ha la passione per la lettura. Possiamo realizzarlo in qualsiasi colore. Io, vista la stagione estiva alle porte, ne ho realizzato anche gialli e verdi. Detto questo, un saluto e vi lascio il tutorial. Ciao ciao! Per realizzare il segnalibro ci occorre un filato abbastanza consistente o spesso da lavorare con l'uncinetto numero 3. Per cominciare realizziamo un anello magico di 20 maglie alte. Realizzate le 20 maglie alte, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio con una maglia bassissima. Realizziamo una catenella che fungerà da maglia bassa, saltiamo 2 maglie alte e realizziamo 8 maglie alte doppie nello stesso punto. Realizzate le 8 maglie alte doppie, saltiamo 2 maglie alte del giro precedente e realizziamo una maglia bassa nella successiva, più altre 3 maglie basse. Una catenella e una maglia bassa nella maglia alta successiva, più altre 3. Saltiamo 2 maglie alte e realizziamo 8 maglie alte doppie in quella successiva. Realizzate le 8 maglie alte doppie, saltiamo 2 maglie alte del giro precedente, realizziamo una maglia bassa e chiudiamo il giro con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa del giro precedente. Come vedete, a questo punto il cuoricino è realizzato, possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Una volta che abbiamo chiuso il lavoro, con un ago da lana, ossia quelli con la cruna larga e senza la punta, andiamo a nascondere i fili. Tiriamo un pochino in modo da darle il senso del cuoricino. Arrivati a questo punto, tagliamo un bel pezzettino del filo, lo pieghiamo in due e infiliamo le estremità nell'ago da lana. Infiliamo l'ago alla base del nostro cuoricino. Tiriamo, infiliamo l'ago e tiriamo. Questo sarà il cordoncino del nostro segnalibro. È pronto per infilarci le perline o qualsiasi altra cosa che voi vogliate usare per decorarlo. Il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Io vi saluto, anzi, vi faccio vedere una piccola anteprima del prossimo video, quindi iscrivetevi per non perderlo. E si tratta sempre di un segnalibro. Ciao a tutte!